parte dei veicoli un po' a tutte le ore, ovviamente con ore di punta, questo è chiaro. Ancora una volta il sindaco di Nocera Inferiore, avvocato Manlio Torquato, ha lanciato un appello ed ha convocato una conferenza dei servizi per porre su un tavolo di confronto il problema del traffico e dell'inquinamento atmosferico rilevato dalle colonnine di controllo, per cui Nocera Inferiore, unica città controllata dai rilevatori atmosferici, subisce un problema causato dai veicoli che entrano in città per usufruire dei servizi presenti all'interno della cinta della città stessa. Vedi il tribunale, gli istituti scolastici superiori, l'ASL e tanto altro ancora. All'appello lanciato ancora una volta, come abbiamo ribadito, dal sindaco di Nocera Inferiore ai colleghi sindaci, sembra che quasi nessuno si sia interessato. Sì, però chiamo da solo, come dice l'adagio biblico, le comunità vicine, Nocera Superiore, San Giorgio, Rocca Piemonte, sono ben disposte, ma hanno anche la fortuna di non, o si potrebbe dire la sfortuna sotto alcuni sensi, se di sfortuna si può mai parlare, dico di no, diciamo non hanno quella concentrazione di uffici e di servizi che c'è a Nocera, quindi non c'è un flusso di traffico che va verso le loro città, ma che tendenzialmente esce dalle loro città per venire da noi. Bisogna attrezzarsi insieme per fare qualche cosa di concreto. Fino ad oggi siamo alle buone volontà da parte un po' di tutti. Noi ci arrabattiamo a trovare delle soluzioni, ma bisogna poi essere operativi, che altrimenti le soluzioni che verranno saranno le più drastiche, sicuramente non le migliori, quella di inibire l'accesso al traffico veicolare nella nostra città da fuori. Alla conferenza stampa, anzi alla conferenza dei servizi, erano presenti carabinieri, guardia di finanza, il sindaco di Rocca Piemonte, dottor Carmine Pagani, e il comandante della polizia urbana di Rocca, oltre chiaramente ai tecnici del comune di Nocera Inferiore e al comandante della polizia urbana e in più il dottore Alfonso Benevento. Grandi assenti i sindaci invitati, ai quali però l'avvocato Manlio Torquato non è la prima volta che tenta di spronarli a sedersi intorno ad un tavolo per discutere del problema inquinamento e stilare un progetto traffico che coinvolga tutte le città dell'agro, tenuto conto che il problema inquinamento tocca tutti e nessuno può mettere la testa nella sabbia aspettando che altri risolvano il problema stesso. Credo l'unica città nell'agro, se non sbaglio, che misura il proprio inquinamento, non perché le altre non lo siano, essendo il nostro tessuto viario ed urbano inestricabilmente connesso tra Nocera, Pagani, Nocera Superiore ed altro. Noi adesso adotteremo un paio di misure concrete, c'è anche FIAB seduta al nostro tavolo, l'estensione di zone limitative del traffico di alcune parti della città in alcuni giorni ed ore della città, vi provvederò con un'ordinanza a valle ovviamente della conferenza dei servizi per capire che cosa si può fare al meglio e poi anche adottare se possibile dei piani comuni che non sono o non devono essere soltanto di immediata portata, se possibile, se c'è la volontà degli altri comuni ovviamente, ma anche di medio-lungo periodo, come l'apertura di caselli ad imbocco autostradale su Pagani, se c'è la volontà di quell'amministrazione, e anche sul tratto di Nocera Superiore, sappiamo che lì già c'è la volontà di quell'amministrazione in zona Lamia. Poi ci sono una serie di altri interventi che noi dovremmo prevedere per incentivare la mobilità. Un'altra azione concreta, non dichiarata soltanto, che l'amministrazione sta portando avanti è una modifica del piano interno della mobilità urbana, cioè quello riguardante il solo nostro comune, con delle rideterminazioni dei flussi di traffico, dei sensi unici, delle zone a traffico limitato nella nostra città.